Ciao! Ho dovuto chiudere la porta perché mio marito sta facendo il circuito 2, livello 2 di Jillian Michaels Six Weeks Back. Ho cominciato anche io questo livello 2 e oggi ho fatto il secondo giorno. Per decenza non dico cosa mi fa male, ma mi fa un male che mi viene da gridare, non mi posso sedere, non posso. Terribile, terribile. Ieri mi è successa una cosa che io ho sempre vista fa, cioè, io mi guardo le trasmissioni, mi guardo però io le trasmissioni con i grassoni le chiamo io, no, quelle dove ci sono quelli che provano a dimagrire, gli fanno fare sport che poi piangono. Ieri mi sono messa a piangere, però adesso mi sono rammollita, piango un po' troppo. Da un po' di tempo che mi commuovo un po' troppo per troppe cose. Allora, video culona, grazie a te amica mia che mi dici. No, ma tu non sei culona. No, no, io lo sono, sei no meno culona di prima, quello sì, ma sforzi e sacrifici, ma sempre culona sono, cara mia. Qua prima di smaltire sto gran culone ne passa un bel po' di tempo. Anyway, senza dubbio però ho cambiato taglia, sì, ho cambiato taglia, ma me ne sono accorta dopo aver preso la stessa taglia di prima. Perché la mia testa evidentemente mi ha detto così, mi ha detto prova una 54, mi ha detto, ma tu prova, però va bene. Allora, ho preso non tante cose, a essere sincera, non sono veramente. Allora, ho dovuto chiudere la porta, non c'è più corrente, mi posso levare questa giacchetta perché sentivo freschetto. Allora, non sono tante cose, ma sono cose carine. Io credo che un paio. Mi sembra difficile che si possano trovare, ve le faccio vedere per cronaca, ma perché le ho prese, le presente proprio tipo ultimo scampolo di sconti, prenditelo perché lo devo buttare, cose del genere. Infatti le ho pagate una miseria tutte e due. La prima cosa che ho pagato una miseria è questa di Lucio. Certo che fatto vedere così non dice niente. Non so descrivere neanche bene il colore perché sembra verde ma è grigio, ma in realtà è più verde, verde grigio, verde grigio. Di quei colori che stanno bene con tutto. Allora, in sostanza, come funziona sta cosa? Ciao, sono presente due stole con il buco. Sarebbe molto più carino se lo facessi vedere in passato. Due stole attaccate con il buco. Si può mettere così a gilet e viene lungo davanti. Poi qualche video outfit. Io vorrei ricominciare a fare video outfit. Ci avevo trovato un gran gusto, soltanto che non so dove mettermi a farli, ecco, perché l'illuminazione è terribile. Con mio marito ci abbiamo provato, ma l'illuminazione è veramente brutta. Non so come farli, mi dovrei attrezzare. Va bene, comunque si può mettere così a gilet, viene lungo, si può annodare in fondo, si può usare come una sciarpa. C'è scritto seta. Sul fatto che sia seta ne potremmo parlare. Costava 99 euro. E per me 99 euro se lo potevano tenere e sbattere in testa per tutta la vita. L'ho preso credo al 70 più 10, una cosa del genere. L'ho pagato veramente poco rispetto al prezzo di partenza. Poi un'altra cosa che ho preso sempre ultimo, c'è sta cosa qua di Louis Jo. È furba perché te la metti praticamente, ti cade molto lunga davanti. Mi dispiace, non la posso fare vedere. Cade lunga davanti, nasconde quello che deve nascondere, ecco. Se anche tu purtroppo hai la pancia o come me in sindrome premestruale, dopo che fai ginnastica a rompere per assottigliarti la pancia, appena ti sta arrivando il ciclo ti vengono due ciambelle enormi con una fame spasmodica che ti mangeresti un po' di grasso, questo coso qua ti aiuta un casino. C'era anche fantasia. Mettimi a fuoco, c'era anche a fantasia, soltanto che a me le cose a fantasia non piacciono tantissimo. Giusto perché ho appena detto che una cosa a fantasia non piace tantissimo, ho comprato una gonnellina, che è questa. Azzurra, no, 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 no. Quanto mi piace, quanto mi piace, da morire. Allora, è una minigonna di. Minigonna, una gonna, ma arriva al ginocchio. Non essendo io altissima, ecco, cioè considera che come tre piedi. Allora, io ho qua davanti a me lo specchio del bagno, per questo metto qua perché ci sono le lucette dello specchio del bagno, ecco, mi aiutano. Come tre piedi ho un barattolo grande di gel di mio marito per capelli, quindi ti deve far capire quanto io non sia alta, quindi a me viene al ginocchio. Me ne sono pentita di aver preso questa taglia, avrei potuto prendere una taglia più piccola.
Ma va bene così, arrivato a un certo punto. Se intanto d'inverno metto le calze, speriamo che non mi cada. Ecco. Allora, ti faccio vedere il prezzo iniziale, che era questo, 59,95. Ti faccio vedere a quanto l'ho comprata io, 11,95 con il 76% di sconto. La guardavo da un sacco di tempo, ma la guardavo perché a me certe cose non fanno impazzire, se proprio devo essere sincero. Però a me questo, ecco, non lo so, mi piaceva, appunto, mi piaceva tanto. Perché sinceramente io non lo so quando me la posso mettere sta gonna. Ah, è costata 11, 12 euro. 12 euro, è costata 12 euro. Quindi si poteva fare per 12 euro. Non lo so quando me la posso mettere. A Capodanno intanto ho sta gonna, non me la toglie nessuno. Anche se siamo a casa di qualche amico, mi metto sta gonna. Niente, dai, mi piaceva, era carina. Mi sono pentita di averla presa da 10,50 perché già mi sta grande, ma sono un po' pentita. Però l'ho presa e va bene, pazienza, è peggio per me, peggio per me. Ma credo che magari se si stringe un pochettino l'elastico si può fare. Non ho detto che l'ho presa da Fiorella Rubino. Fiorella Rubino, alcune cose sono carine, altre sinceramente non incontrano molto il mio gusto. Ma tante cose sono carine. Io continuo a trovare eccessivo il prezzo, lo continuo a trovare veramente alto il prezzo. Comunque, poi no, l'ho dimenticata là dentro. Vabbè, fermi tutti. Sono stata H&M, è venuto pure mio marito con me. È stato un pomeriggio che eravamo liberi entrambi, tipo oggi. Io avevo bisogno di qualcosa da mettere e ho detto: senti, io vorrei andare ad H&M. Ci facciamo sta passeggiata, invece di stare a casa, facciamo sta passeggiatina. Ci portiamo pure Lois, così Lois cammina, è contenta. Io vado spesso da H&M con Lois, ecco, ma vado spesso in quella zona con Lois a piedi. E lei è contenta, è tutta frizzata, cioè, ma perché lei ci è abituata lì? Dai, portiamo pure Lois. Lui non so come, si è convinto, sì, va bene, andiamo. È venuto pure lui. E c'è l'angolo dei mariti sbarra fidanzati sconsolati che giocano col telefonino mentre le mogli sbarra compagne sbarra fidanzate gasate si stanno provando le cose nei camerini H&M, che tra l'altro hanno gli specchi magici e non è più un segreto. Solo che Filippo giocava col telefonino, Lois seduta tra le sue gambe, che piangeva, perché Lois è abituata a venire con me in camerino, quindi piangeva, io sentivo Lois che piangeva dirotto, con tutti i fidanzati che giocavano col telefonino, l'angolo dei fidanzati sconsolati. Comunque ho preso questo paio di pantaloni. Devo fare ancora accorciare, per questo non li ho ancora messi, non li ho ancora usati perché sono lunghi. È il mio primo paio di pantaloni comprati da H&M. Non avevo mai comprato un paio di pantaloni se non quelli in maglina, ma quelle per un neculone vanno bene. Niente, ho preso questi pantaloni qui che hanno questo dettaglio moda che sinceramente a me non è che faccia proprio impazzire questa messa qua laterale nei fianchi. Non mi piace tantissimo. Niente, sono un paio di pantaloni neri semplici, ho bisogno di un paio di pantaloni per lavorare, per uscire, insomma, perché non mi è più niente, ecco. No, veramente mi sento pure molto scombinata perché nonostante le cinte non mi viene più niente. Sono contenta da una parte e dall'altra, però mi dispiace da impazzire perché ho anche cose belle, cioè bei vestiti, magari non usati tanto, vabbè, comunque 19, cioè meglio non metterli perché si dimagrisce piuttosto che perché si ingrassa. Li ho pagati 19,95. Niente, per quello che sono, sinceramente, avevo visto io sull'app che c'erano dei pantaloni a 9,90 euro. Volevo prendere quelli, però ovviamente neri 48 non ce n'erano più. Erano finiti tutti ed erano, cioè, anche l'ho voluta provare la taglia più piccolina perché era troppo esageratamente piccola. Ho detto: ah, guarda, manco, non la voglio neanche provare. Erano rimasti altri colori, però io non li uso gli altri colori. Io non sono un amante dei colori. Ecco, credo che si noti da pure da quello che mi circonda. Io
Non lo so, non mi sento a mio agio, quindi niente, non li ho presi, cioè, manco li ho provati quelli là, perché io ho visto quelli colorati, che secondo me la taglia andava bene, anche perché poi li ho paragonati, li ho appoggiati a questi qua che ho preso a 20 euro, sarebbero andati benissimo, e quelli in più avevano pure un poco di elastan, perché erano tipo jeggings, venivano 9,95 euro, e la me ne sarei potuta prendere due paia, così c'avevo il cambio, però non c'erano più. Devo prendere una cosa, perché Lois, amore mio, alzati un attimo. Alzati un attimo. Mentre vado a prendere questa cosa, perché io ormai se non faccio video dove mi allontano, quasi non mi piace. Lois, ascoltati Gilles Michaels. Vieni, che dobbiamo chiudere la porta. Lois, ma perché fai l'intanata? Vieni, amore mio, dai. Lois, dai, amore mio. Poi chiudo la porta e piangi. Cavoli tu. Ora apri la porta. Allora, sempre da H&M, per adesso stanno facendo un'offerta. È uno dei motivi per cui ci sono andati, però di quello che era rimasto ovviamente c'era poco. C'è un telefono che squilla, pazienza, non è il mio, ce l'ho qua il mio. C'è praticamente un'offerta, siccome c'è da me in Italia da 10 anni, fanno sconti di 10 euro su alcuni prodotti. Alcune cose sinceramente non è che mi piacciono tantissimo, ecco, ma ritorniamo là. Io non sono un amante delle fantasie, non sono un amante di alcuni colori, perché io poi mi conosco, non li uso, magari lì per lì mi piacciono, poi non li uso. Però le altre cose, giustamente, non c'era più la taglia, sono capi un po' più basic e non c'era più la taglia. Avevo preso una maglia nera, carina, carina, carina. Praticamente aveva tipo il davanti in satin, chiamiamolo satin o una cosa simile a satin, e dietro era di cotone con la mezza manica scolla B. Troppo carina, mi piaceva pure come mi stavo. Mi sono voltata a Filippo, che nel frattempo era là a triturarsi per la noia, e mia madre mi ha riprovato, metto dico pure poi parolacce nei video, non le dico più vabbè, niente, io l'ho fatta vedere, carina, prendila, venivano nel 90. Ero alla cassa, già Filippo era arrivato al livello massimo di pazienza e quindi era fuori con Lois, perché lui è la cosa che va fuori e mi mette agitazione e fretta. Ma vabbè, è uomo, io lo sapevo, io l'ho detto vieni con me perché volevo passare un po' di tempo con lui. Siamo andati a prendere il caffè al bar, stamattina passeggiata, io ho voglia di fare la fidanzatina. Ogni tanto glielo dico, facciamo i fidanzati, lo chiamo il mio fidanzato. Oppure il mio ragazzo, io. Tieni conto che noi ora, giorno 27, facciamo 10 anni che stiamo insieme, quindi non stiamo insieme proprio da poco. Ma che stavo dicendo? Ero alla cassa e ho visto che c'erano sempre queste cose scontate con 10, cioè con 10 euro di sconto, e c'era questa camicia. Questa camicia qui, nera. Ma la volevo nera, perché l'altra camicia nera che ho, A, non è più nera, perché praticamente l'ho da quando ero ragazzina, B, mi sta male, basta, ha fatto il suo tempo. Volevo una camicia nera, e ti devo dire che questa non mi dispiace per niente. Ora, io non l'ho provata, perché mi scocciava risalire, rifare la fila, provare, poi già c'era Filippo fuori con le narici grandi così che sbuffava, quindi ho detto vabbè, la prendo, male che vada. Taglia 44 quella loro, che sì, taglia Eur 44, a cui però bisogna aggiungere sempre il 4, quindi è 48. Allora, Filippo sostiene che mi stia grande, io sostengo che mi stia comoda, vedi come cambiano i punti di vista delle cose. Sicuramente anche di questa mi pentirò di aver preso questa taglia e non preso un'altra taglia. Allora, è costata 19,90, me lo ricordo, non c'è più perché l'ho lavata, perché l'ho indossata. E costava 19,90, c'era uno sconto di 10 euro, l'ho pagata 9,95 euro, allora ci mettono questi 5 centesimi. Quindi è venuta 9,95 euro, che è per una camicetta carina. Tra l'altro ho apprezzato il fatto che abbiano messo le doppie tasche. Io non so se si vedono le doppie tasche. Vedo una cosa nera e io che cerco di uscire. Dov'è la zia? E del risate, si fa.
miei nipoti, io non ero più piccoli, che ora sono grandi, sono 3 anni, non ci divertono più. Questi giochi, tra l'altro, sono tutti maschi e sono molto virulenti. Sono proprio. Hanno dei modi di giocare adesso un po'. Ma quando eravamo piccoli, c'era per 3 ore. Dove zia? Cucù, risate. Simone batteva i piedi dalle risate. E poi quando era piccolo, ma era dolce. Mi metteva poi quando io a un certo punto mi scocciavo per 3 ore di fare cucù, così lui prendeva il lenzuolino. Avete detto, i bambini sono piccoli, 8 mesi, 9 mesi, ancora non sono coordinati, si muovono scatti. A modo suo mi metteva il lenzuolino davanti alla faccia. Troppo dolce. Ah, che ci sono! Un bacio a tutti i nipoti della Dea Superstar, che io so di essere seguita da tanti bimbi piccoli, tante mamme che hanno i bambini piccoli, e quindi un bacio a tutti i nipoti della Dea Superstar. Aspetta, io mi diverto pure. Cucù! Allora, risate, ma battere i piedi! Simone si pisciava e risava, dottor Roccia. Simone si divertiva a morire. Angelo pure. Angelo, no, Angelo è più di Alisa. Angelo è più tutto. Simone è uno che mi abbraccia. Allora, beh, avevo parlato dei miei nipoti così in allegria. Niente, questa camicia mi piace, è costata 10 euro e basta, non ho preso nient'altro. Volevo andare, non mi posso muovere, volevo andare, mamma, 16 minuti, all'OVS, perché avevo visto dei jeggings, con la porta chiusa si muore di caldo qua dentro, avevo visto dei jeggings nel reparto super culone, però a me i pantaloni OVS stanno male, stanno proprio male, mi cadono malissimo, quindi costano 20 euro. Se non sbaglio, comunque li ho provati, non mi dispiacevano, però davvero quando te li provi e dici sì, però anyway, basta, parlo da troppo tempo. Ciao dalla zia Superstar, e che le stelle siano con voi, e guardate che sono una super zia, ho provato a cambiare i pannolini. Ma chi l'aveva cambiato mamma il pannolino? Senti bambino, tu stati fermo, che io ora ti devo pure lavare. Da dove comincio? Ma perché tua madre ti ha lasciato a me? Perché tua madre l'ha snaturata? Vabbè, ciao.